Ciao a tutti e tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Alessia e oggi sono qua, tornata appunto con un nuovo video. Qui c'è un esserino con me che oggi mi farà compagnia nel registrare questo video. Questo video, per chi non lo conoscesse, ma credo che sia molto difficile, è praticamente un resoconto del mio mese, in questo caso del mese di agosto. Ho voglia di farli tutti i mesi, quindi mi impegnerò per rimanere, diciamo, attiva qua su YouTube e quindi farli tutti i mesi. Oggi che è l'1 settembre per voi, per me ancora no, però purtroppo oggi è l'1 settembre, quindi finita praticamente l'estate, sono qui per portarvi, per farvi vedere tutte le cosine nuove che ho scoperto ad agosto. Iniziamo dalla prima categoria, ovvero categoria prodotti. Di questa categoria ho 3 prodottini, ovvero primo, maschera di Moroccan Oil, questa non potevo non inserirla. Raga, vi giuro che è veramente stata una scoperta. L'ho comprata con un buono di Sephora che mi ha regalato il compagno di mia madre per il 18esimo. E vi giuro, fantastica. Ne vale la pena, lo so che costa un pochino perché costa sui 42 euro, però diciamo che vi dura anche tanto perché è un bel barattolone, ecco. Sempre di Moroccan Oil, perché non posso non farvelo vedere nei preferiti di agosto, che l'ho usato tantissimo, nonostante comunque l'ho comprato a New York, è l'orietto di Moroccan Oil. Sicuramente lo dovrò ricomprare, sta quasi finendo, è arrivato qua, ma per farvi capire che lo utilizzo ogni volta che lavo i capelli, lo riapplico eccetera, qua, nonostante comunque l'abbia comprato ad aprile, fine aprile inizio maggio, quindi dura tantissimo anche la mini size. E infine questo profumo qua di Zara, che è stata una scoperta recente in realtà ed è veramente buono. L'ho comprato perché mi sembrava somigliasse molto al Baccarat Rouge, ve l'ho fatto vedere anche in un video haul qua sul canale, se non l'avete visto andatelo a vedere, ve lo lascio nelle schede. È veramente fantastico, questo già so che lo finirò nel giro di nemmeno un mese, quindi ne riparleremo poi a settembre per vedere qual è stato il profumo che ho più usato a settembre. Seconda categoria sono gli acquisti. Allora, nella categoria acquisti ci sono 2 borse, ebbene sì, perché sono state, vi giuro, sono 2 borse che io volevo da tantissimo e che sono super felice di aver comprato. E sono la prima, la Longchamp, questa blu nella taglia media, che userò tantissimo per andare a scuola, infatti sarà la mia borsa per andare a scuola, a meno che, vabbè, poi io le cambio sempre eccetera, lo sapete come sono fatta, quindi comunque sicuramente non userò solo questa, anche perché ce l'ho anche nella versione chiara, quindi sicuramente userò tutte e due, però bellissima. E poi invece, raga, la seconda borsa penso che parli da sola, è la St. Mart. La volevo da tantissimo, però non avevo mai il coraggio di comprare comunque una borsa che comunque costa così per andare al mare. In realtà comunque devo dire che l'ho sfruttata anche per altre occasioni, perché secondo me è molto bella ed estate, specialmente io che la sera esco nelle località di mare comunque eccetera, quindi secondo me è super in tema anche per le uscite serali. Infatti con degli outfittini carini, belli estivi, l'ho sfruttata molto e la sfrutterò molto anche nel mio prossimo viaggio, perché partirò, per voi ormai tra 2 settimane partirò, sto una settimana fuori con le mie amiche, non vi dico ancora dove, però lo verrete a sapere molto presto, ecco. E quindi la sfrutterò tantissimo perché andremo in una località di mare, quindi top. Allora, categoria film. In realtà questo mese ho visto un sacco di film con il mio ragazzo. Partiamo dai film di Marvel. Ora non vi so dire esattamente tutti i film che ho visto questo mese o no, perché abbiamo iniziato tipo più o meno a metà luglio a vederci tutti i film della Marvel, a fare un rewatch completo, e stiamo andando nell'ordine che c'è su Disney Plus, quello diciamo non di uscita ma quello corretto in cui si dovrebbero vedere i film, e siamo arrivati a Guardiani della Galassia, dobbiamo vedere Guardiani della Galassia, quindi credo che questo mese ne ho visti 3 più o meno di film della Marvel, e quindi ve li menziono. Poi ho visto i Dance With Us, raga, che non vedevo l'ora uscisse, vi giuro, da quando hanno annunciato, penso 2 anni fa ormai, che sarebbe uscito il film, o 1 anno e mezzo, non lo so. Dovete sapere che è il mio libro preferito, insieme a All Your Perfects, di Colleen Hoover sempre. Quindi quando hanno annunciato il film io sono impazzita, non vedevo l'ora di vederlo, e devo dire che il film è fatto molto 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 bene, nonostante comunque credo che il libro renda di più certe cose piuttosto che il film. Il libro proprio è molto più profondo, ti fa riflettere molto di più rispetto che al film. Il film è un po' più leggero, ecco, questa è la mia opinione, però
mi è piaciuto molto, devo dire, comunque fatto benissimo, gli attori pazzeschi, eccetera. Raga, ieri ho visto Alien, sempre al cinema, che è uscito sempre ultimamente. Devo dire che mi ha stupito perché io avevo visto solamente il primo, proprio il primo, e non mi era piaciuto perché comunque, vabbè, è un film vecchio, quindi noi abituati a film che hanno un certo tipo di effetti speciali, eccetera, eccetera, chiaramente si capisce che è tutto un po' finto, ecco. Quindi non mi era piaciuto, però ho accompagnato il mio ragazzo a vedere quello nuovo. Vi dico, se lo volete vedere non dovete vedere gli altri per forza, perché diciamo che è un po'... si spiega da solo, ecco. E devo dire che mi è piaciuto molto molto, anche se comunque non è il mio genere di film. Invece, categoria serie, questo mese, come da un po' di mesi, sto guardando Gossip Girl. L'ho iniziato a vedere con mia mamma, poi alla fine quando siamo state male entrambe, eravamo chiuse dentro casa per tipo 15 giorni, ci siamo messe a vedere, abbiamo iniziato a guardare Gossip Girl, poi adesso col fatto che ci abbiamo orari tutti diversi non lo guardiamo più insieme. Io l'ho iniziato a guardare in inglese dopo che ho smesso di guardarlo con mamma. E devo dire che è una serie proprio molto molto carina, mi sta piacendo tantissimo. Quelle serie chill che comunque ti guardi la sera, non devi pensare a troppo, eccetera. Quindi mi piace tantissimo. Poi ragazzi, libri del mese. Ho letto due libri questo mese. Il primo è stato Too Late di Colleen Hoover. Fantastico, come voto gli do tipo 4 stelle così. Mi è piaciuto molto, molto scorrevole, l'ho letto in veramente poco e un po' ansiogeno, cioè ti mette un po' d'ansia ogni tanto. E poi raga, sto leggendo Storie di una capinera di Verga, perché lo devo leggere per la scuola purtroppo, perché vi giuro non è per niente scorrevole. Io sono ferma qui da parecchio tempo e ho altri libri da leggere per la scuola. Aiuto, aiutatemi. Eventi del mese, i due eventi del mese più importanti sono stati ovviamente i miei 18 anni e il viaggio che abbiamo fatto a Parigi, io, mia madre e mio fratello. Purtroppo quello non ve l'ho vloggato, in realtà avevo portato la telecamera per registrare, ho registrato ma non abbastanza per farci un vlog. Secondo me non mi piaceva postarvi qualsiasi cosa, me la sono presa più come vacanza per me. Sono stati 3 giorni comunque belli intensi, perché abbiamo dovuto visitare tutte le cose che ci interessavano in 3 giorni, quindi tra una cosa e l'altra, ecco, non mi sono sentita di registrare tanto, però è stata un'ottima esperienza. Categoria vestiti, vi porto questa gonnellina qua di Bershka, che praticamente tra poco prende e cammina, esce da sola, perché l'ho messa veramente tantissimo. Questa proprio, guarda, protagonista dei miei outfit di quest'estate, senza discuterne proprio. E altra cosa che ho messo moltissime volte sono questi pantaloni qua con le righe rosa e bianche. Questi raga sono fantastici, perfetti per l'estate, perché sono freschi e leggeri. Quindi l'ho stra usati. Di make up io ho portato 4 prodottini. 2 di loro sono collegati, ovvero la combo labbra che sto utilizzando adesso, ovvero la matita di Kiko. Questa qui l'ho pagata, raga, tipo 3 euro, una cosa del genere, ed è bellissima. Numero 31, è molto molto morbida, scrive tantissimo, ve la consiglio, perché per il prezzo che ha non ha rivali. E questo qua, che vi giuro è un prodotto della vita, penso che lo comprerò in altre colorazioni, è questo tipo balm di Fenty Beauty, che è uscito da poco in realtà, e io l'ho comprato a Parigi nella colorazione, il mio Fenty Glow. È tipo un gloss però in stick, vi lascia questo effetto molto idratato, comunque diciamo lucido, quindi se vi piacciono i gloss secondo me questo è fantastico, e vi dà un colore in più, tipo questo io l'ho preso chiaro perché è un po' più versatile, ma ci sono colori più verso il rosa, più verso il marrone scuro, eccetera, quindi fate voi, scegliete quello che vi piace di più. Poi abbiamo il correttore di Kosas, questo l'ho iniziato a usare da poco ma mi piace molto, è molto leggero, non marca le lineette queste qui sotto alle occhiaie. Lo trovo abbastanza coprente, non tantissimo come magari quello di Tarte, però fa il suo lavoro e mi sta per ora piacendo molto. Vedremo poi quanto durerà, perché per esempio quello di Tarte, per chi mi segue su TikTok sa che in Tutti Prepariamoci Insieme dicevo sempre: raga, voglio finire il correttore di Tarte, non mi finiva mai perché è durato veramente tantissimo, quindi questo vedremo quanto durerà. E infine non potevo non portarvi il blush di Patrick Ta. Questo, raga, è penso il prodotto della vita, è un duo di blush, cioè sia il blush in crema che il blush in polvere della stessa colorazione. Il blush in crema viene con una protezione per non farlo sporcare e vi giuro, secondo me è uno dei prodotti migliori al mondo. Ultima categoria, raga, skincare, vi faccio vedere
i prodottini di La Roche-Posay che io ho utilizzato tantissimo e con cui mi trovo benissimo. Ho anche, tra questi manca anche il detergente viso che mi sono scordata di portarvi. Io sto utilizzando questa linea qua, è Facler, che vi giuro ha risolto tutti i miei problemi. Questo è tipo una lozione che aiuta per i pori, tutte queste cose qua. Non è proprio un tonico, c'è scritto lozione proprio. E diciamo che è un po' esfoliante, quindi vi aiuta con i pori, vi aiuta con i brufoletti. Cioè vi giuro è fantastica. E anche il sapone, per quanto il sapone serva solamente per lavare il viso e quindi non è un prodotto in cui io investirei tanti soldi, però non è un prezzo esorbitante e a me piace da morire. Sono fuori fuoco. Eccoci. Sempre della stessa linea ho preso anche la crema, sempre di Facler, e questa è fantastica perché è sebo-regolatrice, quindi per me che ho la pelle grassa non unge e vi dà proprio quell'effetto di c'è proprio pelle idratata ma asciutta, cioè non lascia quella sensazione di crema appena applicata. E infine la protezione 50 che utilizzo tutti i giorni, e questa è proprio leggerissima, molto fluida, e proprio per quello è leggera, non unge, lascia la pelle fantastica e vi protegge dal sole. Allora raga, io adesso mi andrò a bere un bel bicchiere d'acqua perché come al solito parlo veramente tantissimo, me ne rendo conto, scusatemi, però comunque a parte questo il video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi per ogni categoria le vostre cose preferite di questo mese, quindi sono super curiosa di leggere tutti i vostri commenti e di vedere anche voi quali sono stati i vostri preferiti di agosto. E nulla raga, noi ci vediamo tutti i lunedì, i giovedì e le domeniche qua sul canale. Ancora l'orario è da destinarsi, sinceramente non so, pubblicherò quando capita, quindi attivate le notifiche per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché adesso la nostra meta è arrivare ai 40.000. Un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!